Ciao, sono tornata con un altro video trucco. Mi preparo con voi. Con voi. Oggi in questa postazione non ho il cerchetto, quindi andiamo di pinzetta. Sembro un monchiccio. Ragazzi, il caldo che c'è in questi giorni è insopportabile. Ma noi non demordiamo. Allora, non faccio base, metto solo un po' di correttore, sempre il mio camouflage, per ora è lui. Oh, guarda, un pochino si vede. Io per ora sto usando, che ho scoperto, il numero 40. Vi ho detto, non ne metto tantissimo, che è una delle poche cose che non ho, sono le occhiaie marcate che hanno bisogno di Infatti, secondo me ne ho messo anche troppo, ma lo metterò un po' sopra come primer. Questo colore per me va benissimo, devo provarlo d'inverno, ma credo sia scuro. Con la pelle abbronzata è perfetto. Prima che si asciughi, perché si asciuga velocemente, vado con entrambe le mani a massaggiarlo. Come se fosse un contorno occhi ho messo. Leviga bene. Non fa l'effetto tipo panda. Sta bene così. Andiamo di terra. La bronzer numero 6 di Kiko. La mia solita. Anche se l'altro giorno ho provato quella dell'Astra, mi colora un po' di rosa, quella che ho detto che non mi piace, questa, però in qualche maniera la devo sfruttare, ma questa non è più piaciuta per niente. Vediamo se mi fa un po' di effetto blush qua sopra, e poi perde, guardate come spolvera. Io adoro prodotti Astra, ma questo ne metto un po' sulla palpebra per formare un po' il colore. Mamma mia, che una bellezza. Mi sa che la userò come ombretto. Va bene. Diciamo che abbiamo uniformato la base. Ho scurito un po' questo angolo, ma continuo a dire che non mi piace. Sì. Quel che avevo messo lo tolgo. Dobbiamo eseguire i baffetti. Va bene. Andiamo a usare qualche palettina. Tadà! Usiamo quella gioiello. Scusate, ho notato che nei video si sente molto il rumore di quando poso i pennelli. Potrei lasciarli anche qui mentre mi sto preparando e poi li sistemo. Ma siccome ho una piccola manina, che ho bisogno di avere tutto qua libero, ve la faccio rivedere. Una bellissima palette, mamma mia, strepitosa, con i colori perfetti che uso io. Vado con un pennellino. Intanto vorrei mettere una base biscotto. In tutta la palpebra mobile. Bel colore questo. Sono di una morbidezza unica questi di questa palette, che è la più cara di quelle che ho preso. Cioè, la più cara è stata 12 euro e qualcosa, che monta la metà. Poi prendo un po' di quello più scuro. Sono un po' tutti sul rossiccio i colori.
Manca un che c'è nelle altre palette, un marrone proprio bruciato, bruciato scuro, che io preferisco per l'ombra. Anche questo, vabbè. Se proprio devo trovarle un difetto. Scusate i rumori di sottofondo, non posso chiudere la finestra, c'è caldissimo. Ok, ora mi serve qualcosa per illuminare. E metterò questo, vediamo. Vado sempre col pastrello. Illumino la parte centrale. Sto mettendo tutti i colori molto chiari. Vedete? Appunto perché voglio fare un trucco chiaro. No, non lo so, vuoi entrare dentro casa? Molto chiaro, sofisticato, colori naturalissimi, non si vedono benissimo, però vi assicuro che dà un bell'effetto. Sì, mi piace. Non metto nulla sotto perché non metto la parte sotto potrei metterla. Ma mettiamo questo scuro. Ce lo mettiamo. Naturalmente il pennello non è questo. Ne sto usando uno che avevo preso qui. Super, ok. Andiamo di matita naturalmente marrone o chocolate. È la numero 2 Long Lasting Essence. Avvicino un po' questo specchietto. Ma quando ho imparato questo metodo di metterla proprio sottile all'attaccatura delle
Cia, mi piace un sacco. È molto più delicata. Un po'. È successo, ci siamo un attimino sporcate, perché si è allungata un po' la linea della matita, stranamente. Mio. Ok. Si è sistemata. Kiko Luxurious Lashes Maxi Volume. Che bellezza di colori. Mi sto sporcando tutta oggi. Anche qui, qui su. Ok, stendiamo un po', puliamo gli angolini, tutto sistemato. Il mio bronzer solito. Mio marito mi distrae. L'Austin Amalfi numero 2. Bronzer Melange. Ma tanto dato che siamo abbronzati, ci serve solo per dare un po' di colore in più. Guardo lì perché mi vedo meglio. Perfetto. Bellissimo trucco, devo dire. Brava, brava. Non mi piace quando viene così semplice dove risaltano di più gli occhi. Qui c'è una macchiolina nera lì, ma se la tocco è peggio, quindi non la muoviamo. Lasciamola stare. E mettiamo questo, bella Revolution, anche se non mi piace tanto, abbiamo detto, però ormai li devo usare. 121.
Ok, il colore ci sta alla perfezione. Anzi, facciamo una cosa. Ci impiccico un po' di lucido. Si rende tutto meglio. Non lo fa quelle. Quel difettino non lo fa. Di asciugarsi. Allora, pronta. Anche dietro. Trucco di oggi e ciao.